Buonasera, ben ritrovati. Ultimo appuntamento della settimana con Azzurra Sport. Basket, calcio, motori nel menu di oggi. Cominciamo dalla palla spicchi perché ieri si è giocato l'ultimo turno di A2 Silver. Vediamo dunque quali sono i verdetti definitivi di questo campionato. Si chiude con una sconfitta la stagione 2014-2015 della Paffoni, che cade sul campo della Bauer Matera 70-67. Non basta la super partita degli Annuzzi, che davanti ai suoi ex tifosi scrive a referto 26 punti con 12 rimbalzi. Gli Annuzzi che è miglior giocatore anche nel mese di aprile, bissa dunque il risultato già conseguito a marzo. Malissimo i due USA, Sadler e Conger, forse con la testa già in America, che hanno tirato complessivamente con il 25% dal campo. Lampi di Resca e Deep, discreta la prova di Capitan Masciadri. Nell'ultima giornata fa festa la Remer Treviglio, che vince al Palafacchetti contro Piacenza e dunque festeggia la qualificazione ai playoff con il quarto posto. Sfiderà l'Angelico Biella. Treviso domina sul parquet di Imola e conquista il primato, mentre alle sue spalle sale Ferrara, che supera nella finale una coriacea latina ed approfitta del KO di Recanati a Scafati per scalzare i leopardiani dal secondo gradino del podio. Ferrara dunque seconda e Recanati terza. Al quinto posto fuori dai playoff c'è Ravenna, che ha gli stessi punti della Viola Reggio Calabria, da cui è stata sconfitta ieri sera, ma il vantaggio nel doppio confronto. Quindi Chieti, Tortona e Scafati. La Paffoni chiude al decimo posto davanti a Roseto, sconfitta a sorpresa da Legnano. Intanto queste le parole di Alessandro Magro nella dopo Matera. Abbiamo disputato un match sempre sul filo del rasoio, dove abbiamo avuto anche la chance per vincere negli ultimi secondi. L'intento era provare a portare il record tra vittorie e sconfitte al 50% per chiudere in bellezza, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Le percentuali al tiro sono state sotto lo standard, ma è stata una partita vera dove abbiamo messo in campo tutta la determinazione e tutto ciò che avevamo provato in settimana. Ci tenevamo tanto a vincere e la gara è stata onorata. Quest'anno abbiamo provato a combattere la mediocrità, provando ad alzare l'asticella ogni giorno, e spero che i miei giocatori riescano a portarsi tutto ciò che hanno appreso nel proseguo della loro carriera. Purtroppo i risultati non sempre sono arrivati, però con l'aiuto della società abbiamo posto le basi per un progetto che ora è a metà. Adesso, dopo una settimana di stop, mi aspetto di continuare su questa strada e lavoreremo fino alla fine di maggio per crescere ancora, con uno sguardo rivolto al futuro. È una partita che deciderà la stagione, è quella che gioca domani alle 18 alla Spezia in Liguria, la poliopostici Pirra Domodossola, che non può fare tanti calcoli, deve andare in Liguria e tornare a casa con due punti che le consegnerebbero il terzo posto e dunque l'accesso ai playoff, promozioni in DNB. Come ogni buon romanzo che si rispetti, l'ultimo capitolo deve avere più scenari aperti a eventuali colpi di scena. E sarà così anche l'ultima partita della stagione regolare della poliopostici Pir Domodossola. In una situazione di classifica instabile, il Domobasket scenderà in Liguria per affrontare la Spezia, per decidere chi accederà alla seconda fase. Con due inseguitrici ed uno scontro diretto da giocare, Foti e compagni, con una vittoria sulle rive del Mar Tirreno, toglierebbero ogni dubbio, conquistando quel biglietto per la post-season che insegue da tutto il girone di ritorno. Affronterà la Spezia, squadra esperta, fisica e di talento, che ha nella sua faretra tante frecce pericolose. Come playmaker c'è Matteo Serravalli, giocatore di personalità e carisma. In ala, Samuele Santoni, è un tiratore furbo e mortifero. In guardia è arrivato a gennaio Giovanni La Quintana, talentuoso, e nelle ultime quattro uscite è andato sopra i 20 punti realizzati per tre volte. E in post troviamo Manuel Ferrari, forse il numero 4 più forte del campionato. Più diversi comprimari come Pipolo, Fazio, Dalpadulo e Marchini, che portano sempre il loro contributo alla causa. Domo dovrà mettere in campo tutto quello che ha contro una compagine che è già stata battuta all'andata 83-66. In più, occhio a cosa succederà a Trecate, anche se il risultato è già scritto, con i padroni di casa che affrontano il fanalino di coda Alessandria, 0 vittorie in stagione. Come detto in precedenza, se la poliopostici Pir dovesse vincere, passerebbe alla seconda fase, mentre nel caso di un arrivo a 3 si calcolerà il quoziente canestri, che comunque lascia pochissimo margine ai domesi in caso di sconfitta. Domodossola dovrà contare non solo sulla sua potenza offensiva, il miglior attacco del girone A, ma dare continuità a quelle prestazioni difensive che hanno permesso di battere Trecate e Alba. Per l'ultima giornata di campionato, tutti in campo domenica 19 alle ore 18, tranne Braloano e Biella Follo, che giocheranno sabato sera.
Ora la notizia di motori, Io corro per un sorriso, organizza per domani domenica una passeggiata ludica, turistica e gastronomica a Vogogna, denominata Giro delle Valli dell'Ossola Memorial Diego Caffoni. Appuntamento alle 9 presso l'Eurogrill a Monte Rosa a Vogogna, alle 12.30 circa la partenza invece della prima auto. Ora il programma del calcio dalla Serie D fino alla seconda categoria. In Serie D trasferta Novi Ligure per lo Sporting Bellinzago. Match difficile per i Tigrotti che affrontano una squadra in piena lotta per la salvezza. I ragazzi di Mango devono tenersi dietro l'assi per evitare le forche caudine dei play-out. Gialloblu senza Carriero squalificato e Visciglia infortunato. Il Borgomanero invece ospita un Acqua in discreta forma che nell'ultimo mese ha saputo fornire prestazioni di livello e si è tirato fuori dalle secche della bassa classifica. In Eccellenza attenzione concentrata sulla coda. L'Omegna dopo due vittorie consecutive cerca il Tracy in casa del Grugliasco, diretta concorrente. Rossoneri che in caso di risultato positivo potrebbero anche guadagnarsi i play-out con il fattore campo a favore. La Biogliese, altra formazione a rischio retrocessione diretta, si gioca al Jolly Verbania. La capolista Gozzano affronta il Volpiano che nella parte iniziale della stagione ha provato a tenere il ritmo dei rossoblù prima di cedere di schianto. Il Baveno vuole blindare il secondo posto mentre Agrivilva-Rallo-Pombia è uno scontro diretto, un pareggio potrebbe andare bene ad entrambe. In promozione la Regina Virtus Cusio ospita il Dormelletto mentre la Juve Dom affronta la Dufour. Per entrambe non dovrebbero esserci problemi nell'ottenere l'ennesima vittoria stagionale. Rischia lo Stresa Ponderano, anche in virtù del clima da far west dell'andata. Si scontrano Alicese Cossato, mentre la Romentinese è ospite del Ceversama Biella. In prima categoria potrebbe essere la domenica della festa per l'Accademia Borgomanero. Se i rossoblù vincono al Boroli contro la Synergy, sono promossi. Il Fomarco, che la promozione l'ha già quasi raggiunta grazie alla Coppa Italia, ospita un Vallestrona a caccia di punti salvezza. Suono nel derby con il Momo, partita che vale per il sesto posto e dunque per un possibile piazzamento playoff. Quella tra Vogogna e Arona. Castellettese in casa con la Virtus Villa, derby tra Crevolese e Donovassese. In seconda categoria, partita importantissima tra Armeno ed Agrano. Interfarmaci e Mergozzo, scontro diretto Varzese-Riviera. E giovedì a San Francesco c'è stata l'assemblea del Centro Sportivo Italiano, approvato il bilancio consuntivo e messe in cantiere, già approvate e anche spiegate, le iniziative che ci saranno nel corso della prossima estate. Approvato dall'Assemblea Territoriale di giovedì sera il bilancio consuntivo del Comitato del Centro Sportivo di Verbania, movimento che continua la sua crescita nei numeri, con gli iscritti che continuano a lievitare, a testimonianza di uno stato di salute davvero ottimale. Oltre ai dati di bilancio presentati dai vertici del locale comitato, sono state anche illustrate le iniziative che caratterizzeranno questa seconda parte dell'anno sportivo. In particolar modo le finali provinciali e regionali dei vari campionati per la qualificazione alle fasi nazionali. L'auspicio è che chi tra le nostre squadre saprà conquistare il titolo provinciale possa poi fare più strada possibile, cercando magari di portare nel viceo il tricolore. Confermati i due eventi di inizio estate, il 2 giugno a Omegna è in programma il tradizionale Sport Day dedicato a bambini e ragazzi, un evento che si sviluppa in collaborazione con Equipe Italia ed il Centro Sportivo di Omegna. A Verbania invece, presso il Centro San Francesco, dal 18 al 21 giugno è in calendario la terza edizione di Sport 24, con molteplici attività sportive. Presso il parco di Villa Maioni si svolgerà la 12 per un'ora, che presenterà diverse novità rispetto al recente passato. A Domodossola, infine, in attesa di un nuovo Sport by Night, si svolgeranno diversi eventi nella domenica estiva di tennis, beach volley e beach tennis. Con questo servizio noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che se vi siete persi qualcosa basta un semplice clic all'indirizzo sottostante www.tuttonotizie.info, l'informazione sportiva torna domani domenica alle 19.30 con il consueto riepilogo di tutti i risultati di calcio e non solo. Ci vediamo domani.